Salve a tutti e bentrovati su CTS Notizie per questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di trattativa Stato-mafia. Il mafioso catanese Ercolano mi parlò di un progetto di attentato all'ex ministro Salvo Andò, lo ha detto il pentito Angelosino che depone proprio al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Ercolano ha aggiunto, commentò che da Martelli ad Andò i socialisti si erano fottuti i voti e poi avevano cominciato a tirare calci come gli scecchi falsi. Espressione siciliana che indica gli asini da soma che non vogliono più lavorare. Nel 1994 mi fecero sapere tramite mia moglie, mentre ero detenuto a Termini Imerese, che si doveva far votare per Forza Italia, ha proseguito il collaboratore di giustizia che ha anche raccontato che all'inizio degli anni 80 incontrò Marcello Dell'Utri a Milano. Io, ha spiegato, con Stefano Bontade, capomafia palermitano, mentre Dell'Utri scendeva da un palazzo insieme a una serie di mafiosi. Per il momento lasciamo l'argomento, ma ci ritorneremo senza dubbio nelle prossime edizioni con tutti gli altri sviluppi. Cambiamo argomento per parlare di un traffico di droga scoperto allo Zen, arrestata un'intera famiglia. I dettagli nel servizio. Svariate dosi di droga nascoste in cassettiere e ceste sono state trovate e sequestrate in una casa dello Zen a Palermo, in un'operazione della polizia nella quale sono stati arrestati tutti e cinque i componenti della famiglia che in quella casa abitavano. In particolare, il nucleo familiare pare fosse dedito al confezionamento e allo spaccio di varie tipologie di stupefacenti, cocaina, hashish, marijuana, e il loro rinvenimento è stato possibile anche con l'ausilio delle unità cinofile, che hanno fiutato la droga nascosta nei vari luoghi di casa. Inoltre, i poliziotti hanno anche eseguito un accertamento sul contatore insieme con i tecnici dell'Enel, riscontrando un allaccio abusivo sulla rete elettrica. Per questo motivo, il capofamiglia è stato anche denunciato per furto di energia elettrica. I poliziotti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno condotto il padre e i tre figli nella casa circondariale Uccerdone, in regime di vita comune col divieto di incontro tra loro, mentre la donna è stata condotta al Pagliarelli. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco torneremo in studio per parlare di politica regionale. Restate con noi. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, la sicurezza dei tuoi beni più cari. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Rieccoci in studio. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della lotta del comune di Agrigento contro le trivellazioni previste dallo Sblocca Italia in Sicilia, sia in mare che sulla nostra terra. L'ARS adesso si scaglia contro le trivelle dello Sblocca Italia e sarebbero pronte delle strategie per fermare l'articolo 38 a difesa del territorio. Ce ne parla Laura Tripoli. A tener banco è ancora il contestatissimo articolo 38 del cosiddetto Sblocca Italia. L'ARS sta cercando in tutti i modi di non farlo applicare per evitare di mettere in moto le trivelle in Sicilia, a difesa del territorio e delle possibili ricerche petrolifere. La battaglia passa da un referendum abrogativo, ma anche da un ricorso costituzionale e una legge voto, tutte ipotesi che oggi acquisiscono maggiore consistenza perché scaturite durante la commissione ambientale a Palazzo dei Normanni. La proposta del referendum sarà discussa la prossima settimana in commissione, con l'obiettivo di portarla in aula in tempi brevissimi. Il ricorso può essere fatto da cinque regioni, compresa la Sicilia, e l'obiettivo è quello di fermare l'articolo tanto contestato dall'opinione pubblica. Al centro del dibattito della commissione c'è anche il criticatissimo protocollo firmato da Stato, ENI e Regione, che garantisce vantaggi normativi ai petrolieri, sottrae potere legislativo all'ARS e va in direzione diametralmente opposta ad una vera e sana politica ambientale.
Sulla questione è intervenuto il sindaco Lulu Corlando, che porterà avanti le sue idee per la difesa delle coste dell'isola e continuerà la battaglia contro le trivelle, anche per via legali, con appositi esposti e diffide. Intanto Forza Italia fa sapere di aver ottenuto dall'ARS il via libera a un ordine del giorno che obbliga il governo siciliano a muoversi impugnando dinanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 36 e 38 dello Sblocca Italia e chiedendo così l'immediato stop di ogni trivellazione, scongiurando di mettere la Sicilia nelle mani delle multinazionali del petrolio. Il nuovo assessore regionale all'economia, Alessandro Baccei, si presenta con due parole chiave: trasparenza e responsabilità. L'economista però non nega di essere preoccupato sul bilancio della regione. Ascoltiamo. Allora, sugli investimenti, il grosso delle risorse vengono dai fondi extraregionali, quindi le risorse che saranno disponibili, agli obiettivi che bisognerà perseguire, comunitari o non, cercheremo di priorizzare i programmi e investire al meglio, come ho detto prima, in maniera sana e responsabile. Ritorno alle mie tre parole d'ordine che ho detto prima, no? Che sono trasparenza, serietà e responsabilità. Di nuovo, io penso che il momento sia abbastanza grave, ci vuole un senso di responsabilità da parte di tutti, maggioranza, gruppo maggioritario, maggioranza minoritari, opposizione, quant'altro, ci vuole un grosso senso di responsabilità. Io ieri sono stato in commissione bilancio e devo dire che ho visto un ottimo clima da parte di tutte le persone partecipanti, tutti hanno fatto interventi costruttivi proponendo delle azioni più che intelligenti, più che sane, più che legittime, di quale appunto ci siamo presi nota e che mettiamo nel nostro imbuto delle idee. Per cui se io devo giudicare quello che ho visto sia in aula che nella giunta che in commissione, ho visto un ottimo clima, grande disponibilità. Stiamo scrivendo questo libro in quattro capitoli, i primi tre capitoli sono il presupposto per il quarto, quindi i primi tre capitoli sono un bilancio trasparente, serio, che faccia vedere com'è la situazione, sono la capacità di avere una programmazione coordinata che individui dei progetti che creino attrazione e sviluppo e siano un piano di riforme che recuperi parte delle risorse che mancheranno nel capitolo primo. Nuove opportunità di lavoro in Sicilia con il piano Garanzia Giovani varato dal governo. Per quanto riguarda il settore del servizio civile, infatti, saranno presto previsti 1.185 posti. Ascoltiamo. Il piano Garanzia Giovani, varato dal governo, porta nuove opportunità di lavoro in Italia e mette a bando 5.463 posti per il servizio civile che saranno distribuiti su 10 regioni. Ad annunciarlo in una nota congiunta il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e il Ministero del Lavoro. I 10 bandi firmati oggi impegnano 29,5 milioni di euro, pari al 74,17% del totale, afferma il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. La percentuale restante sarà utilizzata in tempi rapidi. Il Dipartimento è infatti fortemente impegnato per consentire ciò già dai primi mesi del 2015. In Sicilia sono stati approvati 215 progetti per 1.185 volontari. I ragazzi che aderiranno a questi primi 10 bandi saranno impegnati in vari settori, tra cui assistenza, educazione e promozione culturale, ma anche in progetti che riguarderanno il patrimonio artistico e culturale, l'ambiente e la protezione civile. Avviato contestualmente anche il sistema per la certificazione delle competenze, che consentirà ai giovani di poter spendere questa esperienza nel mondo del lavoro. Un'esperienza che comporterà un accrescimento motivazionale e valoriale dei giovani, che è l'obiettivo di tutto il programma, afferma il sottosegretario al lavoro con delega al servizio civile Luigi Bobba. Per il ministro Poletti, il servizio civile è la realizzazione concreta del principio di solidarietà che è alla base di ogni comunità. Alla solidarietà offerta dai ragazzi attraverso la partecipazione attiva al servizio civile, le istituzioni rispondono con pari solidarietà, offrendo un piccolo contributo economico e favorendo un accrescimento di competenze volte ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro. Per poter partecipare, i giovani dovranno registrarsi al programma Iniziativa Occupazione Giovani e inoltrare la loro domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi sul sito www.serviziocivile.gov.it. E continua la battaglia dell'associazione Insegnanti in Movimento di Agrigento, che cercano di far luce sulle indagini che hanno investito i falsi beneficiari della 104. Vediamo.
Parola d'ordine chiarezza. L'associazione Insegnanti Movimento continua la sua battaglia per far luce sulle intricate indagini sfociate lo scorso 22 settembre nell'operazione denominata La Carica delle 104. Ieri l'ultimo atto, una delegazione dell'associazione ha incontrato il responsabile della Digos della Questura di Agrigento, Patrizia Pagano, la quale ha coordinato le indagini per consegnare ulteriori incartamenti. Noi stiamo venendo qui per manifestare la rabbia di 800 persone che ogni giorno mi esprimono appunto questo disagio del non poter stare vicino a casa. Siamo qui per ascoltare e soprattutto per dire quello che noi proviamo e le difficoltà che abbiamo avuto negli anni per ottenere il trasferimento interprovinciale, visto questo blocco da queste presunte colleghe con 104, che riteniamo sempre che sono numeri eccessivi, a cui chiediamo poi un controllo a tappeto di tutte le beneficiarie delle 104. Staremo molto attenti e a non tralasciare niente, perché ripetiamo, è un caso non solo provinciale ma un po' regionale, perché le nostre 104, o meglio i residenti di Agrigento, sulla provincia di Agrigento, sono anche a Palermo, Caltanissetta e in Palermo, e quindi noi abbiamo nel gruppo anche appunto residenti in altre province che ci chiedono praticamente un po' chiedono cosa succederà nelle altre province, succederà quello che è successo ad Agrigento. Sul fronte delle indagini dunque proseguono gli accertamenti e i riscontri, anche con nuovi filoni di inchiesta che potrebbero portare a nuovi possibili sviluppi. E torna alla protesta dei residenti di via Ernesto Basile a Palermo per l'inizio dei lavori di realizzazione di un distributore di benzina a ridosso delle abitazioni, un problema che causerebbe gravi rischi, secondo loro, per le norme di sicurezza. Ascoltiamo. Un gruppo di residenti di via Ernesto Basile da questa mattina protesta per l'inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto carburante a ridosso delle abitazioni che non rispetterebbe le norme di sicurezza secondo i tanti residenti della zona. La ditta esecutrice aveva ottenuto le autorizzazioni già lo scorso maggio 2013, ma il presidente Moncada, ritenendo scaduta la concessione, ne aveva chiesto la sospensione in autotutela nelle more di fare chiarezza sulla vicenda. La costruzione comporterebbe tra l'altro l'installazione di una pensillina delle cisterne esterne del distributore attraverso l'abbattimento di un'area verde comprendente 18 alberi. I residenti promettono così azioni eclatanti se i lavori dovessero iniziare e annunciano barricate. Queste palazzine fanno parte della via Ernesto Basile. Il vicoletto di accesso non ha una nominazione di indirizzo, per cui loro ci stanno iscatolando su una strada che non è neanche, non ha un nome. No, sarebbe dolore più che altro, non è, è dolore che io ho bisogno di aria, ho bisogno di stare fuori. Io a mattina mi alzo e mi metto a prendere caffè pure fuori, perché io non posso camminare, non posso, diciamo, no, sto sempre dentro. Io ho avuto 8 interventi, non che ne ho avuto uno, e sono invalida 100%, capito? Ma noi ce l'auguriamo di tutto cuore, perché intanto è da un anno e mezzo che stiamo qui a protestare, un anno e mezzo. Noi speriamo sinceramente che questo porti a qualcosa di positivo sia per noi che per lui, che lui possa andare a lavorare in un altro posto tranquillamente. Noi non è che non vogliamo che lui non lavori, non vogliamo questo scempio qui, a ridosso delle case, dove ci sono persone anziane che non deambulano, con problemi seri, con un ragazzo che ha un handicap molto grave, per cui non può nemmeno uscire da casa, non può venire il pullman a prenderlo. Ci fermiamo qualche istante per un'altra breve pausa pubblicitaria e rientro in studio, parleremo di sport. Restate con noi. Comunica. Oggi c'è fonte 2 in atto su Palermo 98, tanto in appoggio anche la Venezia. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controlla attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. We'll be right back.
Covo, un amore d'uovo. Rieccoci in studio per parlare di calcio. È un Iachini tutto sommato soddisfatto, quello è intervenuto in conferenza stampa, che ha fatto un primo bilancio stagionale dell'andamento della squadra. Progressi in effetti si sono visti sia sul piano del gioco che dei risultati, ma adesso il tecnico rosanero chiama a raccolta i tifosi. Sentiamo. Il Palermo di Giuseppe Iachini ha ripreso la sua preparazione al tenente onorato. La squadra rosanera ha svolto lavoro atletico, esercitazioni tecniche ed una partita in campo ridotto nella prima seduta settimanale. Tutti i giocatori hanno lavorato regolarmente in gruppo, eccezion fatta per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali come Handzukic e Gonzalez. Il Palermo lavora in attesa del match di lunedì 24 a Marassi contro il Genoa dell'ex Giampiero Gasperini. Il tecnico Iachini è soddisfatto e durante l'inaugurazione di uno store del Palermo Calcio fa un breve bilancio. Siamo sicuramente in una fase di lavori e di crescita della squadra, come era prevedibile. D'altronde arrivavamo da una promozione importante, ma nello stesso tempo in una nuova categoria. La squadra aveva bisogno di conoscerla, di lavorare, di poter acquisire quelle certezze che questa categoria richiede. Dei ragazzi nuovi si stanno inserendo, però ritengo che il processo di lavoro, di crescita stia andando avanti bene, anche se alla nostra classifica mancano dei punti che, per quello che la squadra ha fatto e per come ha giocato in diverse partite, poteva avere, purtroppo non ha raccolto per episodi, e ci auguriamo insomma che nel proseguio si possano recuperare. Oggi per il Rosa doppia seduta. Ed è quasi tutto pronto in Serie B per il derby regionale tra Trapani e Catania, una sfida dal sapore diverso per le due siciliane, con i Granata in lotta per i piani alti della classifica, mentre rossoblù devono ritrovare serenità per uscire dalla crisi. Il servizio. Non è che ci volesse molto, ma i 400 tagliandi messi a disposizione per i sostenitori rossoazzurri per la trasferta di Trapani domenica al provinciale sono andati polverizzati nel giro di una manciata di ore. Più minuti che ore, in verità. A Catania l'entusiasmo e il trasporto nei confronti della squadra non è mai mancato. E anche in un avvio di stagione che si è rivelato complicatissimo, quel dato eclatante dei 10.000 pass abbonati misura tuttora il termometro di una piazza che pensa solo e soltanto a risollevarsi in classifica. Ecco allora che a Trapani, al cospetto di una tifoseria con la quale i rapporti sono sempre stati più che buoni, il contributo della gente di Catania non verrà meno. Nonostante i pochissimi biglietti a disposizione, e a Trapani mister Sanino sta pensando di mettere in campo una formazione che non tradisca le aspettative. Il tecnico Eteneo fa lo psicologo, il motivatore, il tattico, e lui l'uomo forte di uno spogliatoio che sta dando dimostrazione di ricompattarsi piano piano. In barba a infortuni, squalifiche e maledizioni, il Catania sta comunque macinando quei risultati che sono mancati in avvio. C'è però da invertire necessaria rotta fuori casa, manca ancora la prima gioia esterna e il provinciale non è certo un campo semplice, anzi non c'è Calaiò e si sa, ma di necessità virtù. In avanti l'inedita coppia Leto-Ciani con Rosina a supporto, in mezzo al campo ci saranno Escalante e Rinaudo, nel Trapani fuori Gomis, dentro il portiere Marcone, Boscaglia confida in Mancosu. E per il momento è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio agli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, arrivederci. Ancora una vittima del maltempo in Lombardia, la terza in 24 ore. Un uomo è morto vicino a un mulino invaso dall'acqua a Crema. Ieri hanno perso la vita due anziani, uno in Piemonte e l'altro sul Lago Maggiore, mai così alto da 10 anni. E ora sale l'allarme per il Po in Emilia-Romagna, superato il livello 2 a Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Chiuso un tratto della tangenziale di Piacenza, resta interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano tra Stresa e Belgirate. A Milano chiuse 60 scuole dopo l'esondazione del Seveso. Oggi previsti temporali al sud, nel weekend nuovo peggioramento a partire dal centro-nord. Patto del Nazareno più solido che mai, così Renzi e Berlusconi al termine dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi, intesa solo su alcune modifiche al testo della legge elettorale da approvare comunque entro fine anno al Senato. E contro Jobs Act e manovra, la CGIL ha indetto 8 ore di sciopero generale il 5 dicembre e altre 4 di mobilitazione da decidere nei territori. Il sindacato invita le altre sigle a unirsi all'iniziativa, caute però CISL e UIL.
La BCE taglia le stime sul PIL e sull'inflazione nell'eurozona. Secondo il bollettino di stamane, quest'anno l'aumento dei prezzi si attesterà allo 0,5%. L'ultima previsione tre mesi fa era dello 0,7% e la crescita dovrebbe essere quest'anno dello 0,8%, non dell'1% come già stimato e dell'1,5% nel 2015. Attentato stamane in Egitto, una bomba esplosa a bordo della metro nella zona di Zaitun, quartiere orientale del Cairo, ferendo almeno 4 persone. L'ordigno era piazzato sul portavalige e ha distrutto il tetto del secondo vagone mentre il treno stava arrivando in stazione. Esattamente 40 anni fa la morte di Vittorio De Sica, maestro del cinema italiano, regista e attore, considerato tra i padri del neorealismo. Una carriera straordinaria, costellata di riconoscimenti, soprattutto i 4 Oscar.